La noia è sicuramente un tema importante che nella norma, diciamo, sarebbe anche un momento molto creativo. In questo momento è un po' un nemico della relazione in casa. Va affrontata pensando a che cosa piace ai vostri figli, a quali sono le loro caratteristiche peculiari e anche le vostre. Perché io dico sempre, un genitore non si può mettere a fare qualcosa che poi non gli piace. Il figlio se ne accorge e si rompe la magia. Quindi la noia va gestita con piccole attività divertenti, anche andando dietro a questi interessi. Quelli che si annoiano di più di solito sono gli adolescenti o i preadolescenti, quindi i ragazzi delle medie. Una cosa interessante potrebbe essere chiedere loro qualcosa sui loro videogiochi preferiti, le loro serie TV preferite, e iniziare a fare delle conversazioni, delle sorte di dialoghi, no, su quello che a loro interessa, anche se a voi vi tocca tapparvi un po' il naso. Quelli più piccoli si annoiano inevitabilmente perché hanno dei tempi di attenzione e concentrazione molto corti, per cui lì dovete veramente lavorare tanto, anche magari attingendo a tutorial, a strumenti che si trovano oggi online, prodotti da tante bravissime creative. Non sono delle babysitter, né i tablet, né la TV, né le serie TV. Bisogna imparare ad armonizzare il momento in cui glieli diamo e il momento in cui glieli togliamo. Il problema qual è adesso? È che tutti gli adulti stanno davanti a uno schermo. Chi fa lo smart working, chi lavora col telefonino. Per cui è molto difficile. Allora lì bisogna fargli vedere la potenza dello strumento come strumento di utilizzo, di apprendimento, e come dice il sociologo Moretti, insomma, qualsiasi strumento può diventare pericoloso, basta un coltello per spalmare la Nutella, basta un coltello per fare del male a qualcuno. Una cosa che i bambini sentono molto fortissimo è la mancanza dei loro coetanei, in particolare i bambini scolarizzati. Si trovano a non vivere più quella quotidianità del compagno di banco, dell'amichetto con cui loro scambiavano le risate e i giochi e le impressioni. Anche quelli più grandi ci stanno dicendo, a noi professionisti, che gli manca tantissimo lo scambio, l'interazione. Come si può fare? Io sto dando dei piccoli suggerimenti di utilizzare lo strumento, le videochiamate, per fare dei piccoli momenti di condivisione con i compagni del cuore, con gli amici preferiti, magari utilizzando anche lo studio come tramite.